Grazie Luca. Ai ai ai. Thank you.
base a tamponare. Minchia, è vero, non ho messo la custodia al GoPro. Così, va bene così. Pasquale Delfino in seconda posizione a 9 secondi e mezzo e terzo Matteo Malanda in
la seconda delle due hit con Battelli, Marco Valsesia e Marco Valanta, questa volta lo zio di Matteo, eccolo qua davanti con la sua pietra rossa e nera. Al Joker Land da parte sarà duretta, però quel 3:23:24 del suo memoria mandato che ha realizzato l'ottimo Silva Lunga. Nel frattempo già pronte si stanno allineando anche le quattro supercar, categoria nella quale ci sono diversi altri piloti che però in questa prima prova, tutti per questioni principalmente tecniche, di problematiche tecniche, non sono al via. E questo è un grosso peccato perché è una categoria di livello eccezionale. Intanto, autore della splendida, con la prima hit, l'ha visto veramente protagonista. Tanti anni che lo vediamo, non sempre abbiamo visto, invece era proprio grintosissimo, l'abbiamo visto esultare, aveva fatto una gran prova, adesso vuole subito sentirmi, si fa passare da Battelli, non ancora, ci sta dentro, quasi. Crash and mistakes. Non riesce a partire bene, un problema all'avantreno per quel che riguarda il paraurti per Battelli, problemi più grossi per Marco Valsesia. E intanto Marco Valsesia non ha salito, che stavo dicendo che gli era andato benissimo, quindi è molto meglio, perché è scaramantico, ma poteva ben dire che avevo fatto schifo ieri. No, non è vero, ieri abbiamo fatto una gara spettacolosa, una gara sono tutte diverse una dall'altra, quando ti attende che uno possa fissare il successo tante volte può non capitare. Marco Valanza tranquillamente viaggia con i suoi ritmi, penso che stia per iniziare l'ultima tornata. Esatto. Dovrò mica riprendere anche le supercar. Il mio fattoso ma alla destra, l'uomo dalla bandiera scacchi che sventola, il grande Roby Gambaro, che avendo ovviamente sotto controllo cartelli dei giri di tanto in tanto, dato che dalla mia postazione non li posso vedere. Ecco, adesso lo gira, eccoli alla staccata, va da San Matteo all'interno, Valsesia va direttamente al perché non pensasse più. E quindi Battelli davanti, che però arriva lungo, leggermente umida la pista, chiaramente per loro, con due ruote motrici, vetture senza troppa potenza, non è facilissimo destreggiarsi viaggiando al massimo su una pista umida, infatti stanno andando a cercare tutto l'asciutto possibile e immaginabile, senza esagerare, dove il terreno si vede che è bagnato. Valsesia ha già dato, quindi ha già fatto il suo Joker. A questo punto abbiamo Battelli che col numero 110 se la sta cavando benino. Matteo Valanta in seconda posizione, ma con il Joker ancora da fare. Vediamo che Valsesia sta rompendo gli indugi, non vuole scappare, non vuole lasciar scappare troppo Battelli davanti, perché avendo già fatto il gioco sa che se si mettesse in caccia avrebbe due giri buoni, potendo sparare il più possibile, ma davanti c'è Matteo Valanta e quindi Matteo non avrà nessunissima intenzione di lasciare lo spazio al più anziano e quindi più esperto Marco Valsesia. Sono lì drone sopra che va a vedere la battaglia, io li posso vedere da sopra, c'è l'attacco sull'esterno micidiale da parte di Valsesia che in questo weekend ha tirato fuori sempre di quella che non avevamo visto in diverse stagioni,
passate. Ora va all'attacco. E però a questo punto Joker Lerner ha approfittato per attacco adesso, quando ha visto che il distacco era abbastanza cospicuo e poteva farlo tranquillamente. Infatti, addirittura quando Battelli è entrato aveva 9 secondi netti di vantaggio su Valsesia, però adesso Valsesia sta cercando il gran recupero, ci sta provando ed inizieranno l'ultimo giro abbastanza vicini, perché pensiamo ancora che possa magari recuperare qualcosa, magari ci sbagliamo di gruppo, è la grande, però insomma Valsesia con quello che è riuscito a fare nel giro precedente probabilmente tenterà tutto il possibile per andare a riprendere almeno in parte Battelli per quello che ha fatto con 2.59 il vantaggio che ha ancora Battelli su Valsesia, ha chiaramente accorciato di parecchio quello che è il suo margine, dovrebbe essere intorno ai 2 secondi adesso. Ancora un gran bel margine per avere solo mezzo giro da fare. Imposta la curva quasi come avesse avuto un 4x4 Valsesia, ma poi si accorge come l'ha impostata mettendo il muso all'interno e dando gas all'esterno che ha fatto 2. E quindi il risultato non è stato lo stesso. Niente da fare, Battelli! Niente da fare per Valsesia. Grande affare per Battelli che va a chiudere brillantemente davanti la sua. La sua hit con 3.47.5. Marco Valaggia non gli lascia più di tanto spazio, lo tocca al momento dell'impostazione e Silvano Luna è costretto a cambiare. Passata quella toccata del posteriore da parte di Marco Valaggia, che Silvano Luna ha perso completamente il punto di corsa per poter entrare nella pista in asfalto e si è ritrovato a dover fare il Joker Bobber e il Joker Lerner che non ne avrebbe avuto nessunissima intenzione. Altra gara in salita per Silvano Luca. Ovviamente Valaggia si ritrova con davanti un portone spalancato perché sapendo che colui che avrebbe potuto batterlo è dietro di tanto. Valaggia mantiene l'interno, la parte asciutta, vediamo adesso tra i due come la porterà a casa, perché Pasquale Delfino ha una enorme esperienza e quindi difficilmente lascerà delle porte aperte per Silvano Luca. Weekend assolutamente, una sì una no per Luca. Ieri no assolutamente, la 2 sì completamente, gran tempo, tutto a suo vantaggio, nessun problema. La 3 di nuovo tutto contro. Ce n'è ancora una 4, quindi se tutto nel primo pomeriggio dovremo vedere un Ruga che nuovamente fa una grande passeggiata. Vediamo al Joker Lab. Neanche avere il rumore. Questo è Silvano, non si va ad inventare un qualcosa tipo un incrocio di linee che però non gli permette. Pasquale Delfino, Ruga rimane lì dietro, ci proverà all'esterno addirittura, ma non passerebbe. Vista anche la larghezza della vettura e quel Delfino che non era proprio attaccato al tordo all'interno, ma era a metà pista. Davanti Marco Valaggia, tranquillo come una Pasqua, anzi una Pasquetta, riesce ad andarsene e va all'ingresso all'inizio dell'ultimo giro, che credevo fossero già nell'ultimo giro, invece no. Valaggia addirittura ha avuto la tranquillità di farsi il Joker Lab un giro prima di quanto normalmente chi è in testa con un buon vantaggio fa. Lui va a fare l'ultimo giro spingendo il giusto, 54-4 con vediamo Pasquale Delfino, questa volta le studia tutte, si mette di traverso, rimane in corda, c'era il pericolo che se la frenata fosse stata fatta non alla perfezione, lui poteva andare anche a muro sull'esterno, quindi è stata una grande operazione quella del Delfino curioso. Mm-hmm.
Niente da fare, Silvano Ruga sta lì. O primo o terzo, non ci sono uscite particolari. Marco Valatti invece se la porta a casa. E in tutta tranquillità se la va a vincere in 3:33:07, quindi ottimo tempo. Minchia, all'ultimo. E cosa fa? Porta a casa il secondo posto. Vediamo che cosa ci dice il... Sì, sì. Luca riesce a battere Delfino proprio... Thank you.
Malazza, malazza, brucia, davanti, ruga, stupano ruga, ma immediatamente alla prima posizione seguito da Marco Malazza, moglie. Per togliersi il fastidio dall'inizio, visto che non erano nelle primissime posizioni, Pasquale Zeffino e Matteo Alarza. I primi due hanno avuto delle vittorie di Q, cazzo era, sia le Q2 e Q4 con Ruga, mentre le altre con Malazza, le Q1, le Q3. Con dei tempi sui 5 giri, sui 4 giri, quello che sono i tempi e i giri delle Q di qualificazione, praticamente quasi identici, un leggero margine per Ruga. E si trova in questa finale, adesso vicinissimi, sbaglia la strada, leggermente, firmano Ruga per un velo lascio al mare. Ah, Marco Malazza, posizione nel frattempo Zeffino ha già fatto il soccer rap e rientra davanti a Marco Vasquez che c'è stato adesso. Quindi Ruga Malazza, sono lì, se la giocano, Marco Malazza ci prova, ma all'interno dove vedere la curva sul secondo stanzo a favore, così è che Ruga gli lascia la prima posizione. Inizio leggermente esitante per quel che riguarda Silvano Ruga, forse qualche problema come ne ha avuti nella giornata di ieri. Intanto Marco Malazza ci mette del suo, va davanti, poi Rosselli, anche lui ancora in pista, Pasquale Zeffino e Marco Malazza, mette una intanto ferma per Matteo Malazza, arriva lungo Marco Malazza, va a picchiare nelle barriere alla staccata della prima forma della pista, vediamo che i primi due continuano ad essere attaccatissimi, quindi sarà importantissimo il gioco all'arco, bisogna vedere quando andarci, come andarci. In questo momento spento e in terza posizione non è ancora andato, no, anche Matteo è fermo, Pasquale Zeffino cede la posizione, fermo anche Matteo, proprio Marco Mazzeglia, vediamo se l'accelerazione passa a lui. Marco Mazzeglia va per il suo soccer rap, potrebbe avere tranquillamente l'opportunità di andare lui al Joker Lab e magari avere quei 4 secondi che servono per fare il Joker Lab, confessarlo e avere la tranquillità di uscire ancora davanti sotto i 4 secondi, punto interrogativo. Questo Silvano lo sa, lo sa benissimo, vedremo quando arriverà sul traguardo, quando sarà il suo distacco, vedremo quando avrà lasciato Marco Malazza per poter sapere se rientrando dal suo Joker Lab sarà ancora davanti or not. Eccolo qua che si va lui adesso al Joker Lab, Marco Malazza, ha visto sono 4 secondi, sarà una uscita quasi insieme, quasi parallela, è un'uscita parallela, vediamo che i due si sono, io cane, oh che tecca, pazzesco. Nulla di scorretto perché da regolamento qui è all'interno nella pista e non nel Joker Rap ha il diritto di precedenza. Ha sbagliato quelle due curve, però sono riusciti assolutamente, potevo uscire prima, quella di prima e questa qua l'ha staccata, purtroppo ci ha rimesso Silvano Ruga, ci dispiace molto perché a questo punto il Silvano rimane tagliato fuori dalla gara, esce, non era giornata, non era la Pasquetta, ne ha passate tante qua in pista, visto che maggiora da almeno 25 anni Pasquetta, è qua, si fa qua, sia che sia autocross, sia che adesso sia autocross, e quindi ne abbiamo passate veramente un'infinità. Lui ne ha fatte tante che sono andate bene, però questa volta no, non era la stessa cosa, non era giornata buona, non era weekend buono, invece buonissimo per il
numero 172, vale a dire. Buonissimo per Marco Palazza, decisamente in palla, vettura in palla, lui assolutamente, l'abbiamo visto oggi anche nella sessione autografi per il pubblico nella pausa pranzo, era bello, tranquillo, rilassato, e va a vincersi questa prima finale, vai!